Buongiorno, questo è il terzo appuntamento con Buongiorno Fitness della nuova stagione. Vi salutiamo qui dalle Dune, il complesso residenziale delle Dune di Silvi Marina. Insieme a me c'è una bellissima ragazza e vi dico subito che lei è Miss Adriatico 2022. E parleremo con lei perché sarà la prima ospite di Buongiorno VIP, l'allenamento che riguarda personaggi conosciuti che si preparano con noi in palestra, fanno una seduta di allenamento con i nostri personal trainer ed è l'appuntamento fisso del mercoledì. Lo inaugura per quest'anno lei, Francesca Scignano. Buongiorno Francesca, benvenuto. Benvenuta, tu sei stata eletta ad agosto 2022. Come sei riuscita a diventare Miss Adriatico? Io inizialmente promettendo che non volevo farlo, perché soprattutto le ragazze della mia età ti senti un po' non all'altezza di farlo. Poi un po' per gioco, che effettivamente è un gioco, e sia per una cosa mia personale, come una rivincita. Partecipando a Miss Web, quindi tramite delle foto, vincendo Miss Web, mi sono ritrovata a partecipare a Miss Adriatico. E allora, la tua bellezza indiscutibilmente ti ha fatto vincere questo concorso. Che rapporto hai tu con il tuo fisico? Lo curi? Io sì, lo curo molto, anche a livello di alimentazione. Essendo celiaca, il cibo senza glutine è molto ipercalorico, quindi stando molto attenta sia all'alimentazione sia con l'allenamento, ma anche con dei massaggi. E l'allenamento in palestra di solito come si svolge? Con 40 minuti di allenamento total body o GAG, quindi gambe, addominali e glutei. E tra poco tu avrai la possibilità di testare i nostri istruttori, in particolare Marco Riti. Sei già pronta, però prima qualche altra domanda. Quali sono le tue ambizioni, Francesca? La mia ambizione principale è quella di poter diventare un medico e lavorare principalmente con i bambini, e quindi spero di riuscirci e vedermi così nel mio futuro. Tu hai 19 anni, vieni da Nocciano in provincia di Pescara. È cambiata la tua vita nel tuo paese da quando hai vinto questa fascia? Sì, prima diciamo che ero sempre un po' chiusa, invece adesso anche con le persone, sfilando davanti a tanta gente, anche in costume, ora parlare anche con le persone del mio paese, che prima non, diciamo, mi vergognavo, adesso invece è più una cosa normale, questo sì. E te la cavi molto bene anche a parlare in televisione. Grazie. Allora, adesso fermiamo le chiacchiere e andiamo subito da Marco Riti in palestra per il tuo allenamento. Andiamo. Siamo all'interno della palestra Le Dune di Silvi Marina, ci accoglie Marco Riti, il nostro istruttore. Ciao Marco. Ciao Mila. Lei è Francesca. Francesca, ciao. Ti affidiamo un Miss Adriatico, a quale allenamento hai pensato per lei? Guarda Mila, io avevo pensato gambe e glutei, che ne pensi? Sì. Andiamo? Andiamo. Buon lavoro. Allora Francesca, io avevo pensato all'esercizio classico, ok? Parliamo del crunch, ci distendiamo sul tappetino. Ok, incrociamo bene le gambe, le tiriamo un po' su in maniera tale che scarichiamo bene quella schiena e facciamo quel classico esercizio di espira quando vai su, ok? Ok. Provaci. È un esercizio che ovviamente possono fare tutti, sia in palestra che a casa. Ok, continua così, mantieni sempre un certo ritmo. Ok. In, espira. Sarebbe ottimale lavorare in questo modo facendo almeno 3 serie da 20 ripetizioni. La respirazione è basilare ovviamente, Francesca, quindi non la dimenticare mai. Ne facciamo 15. E poi se vogliamo essere proprio bravi, ci fermiamo un attimo, cambiamo movimento, mettiamo le mani vicino ai glutei, allunga bene le gambe, un po' più di lato, così. Ok, e facciamo un'alzata gamba, ginocchia al petto. Così? Sì, inspira, prendi e butta. Sarebbe meglio poggiare bene, meglio la testa. Brava, e vai su. Anche qui
tre serie da 15 sarebbe ideale per tonificare, insomma, bene la parte addominale. Faticoso? No. Ok, 15, allunga, è sempre bene lavorare con una fase di stretching quando si finisce di eseguire l'esercizio, o 30 secondi di recupero e ricominciamo. Francesca, com'è andata? Bene. Bene? Bene, sì, grazie. Ottimo, ottima esecuzione. Grazie. Ottimo allenamento, brava Francesca, grazie Marco, sempre molto preparato. Allora, Francesca, sei stanca? Un pochino. Un pochino, però non è finita, adesso ti riposi pochi minuti, poi ricominci con Marco. Sì. E loro ti aspettano in palestra. Certamente. Quindi ti vogliamo di nuovo qui presto. Allora, in bocca al lupo per i tuoi sogni, per i tuoi progetti, Francesca. Un saluto. Grazie. Ai nostri telespettatori. Un saluto. E noi adesso diamo la linea alla nostra dottoressa Anna Veciorek per la pillola di nutrizione del mercoledì. A tra poco per i saluti. Buongiorno Mila, buongiorno Francesca. Voglio riprendere il discorso della celiachia, che è un'intolleranza al glutine permanente dovuta alla predisposizione genetica. La malattia celiaca si manifesta attraverso esposizione al glutine, una proteina che è presente nei cereali, nel segale, nel kamut, farro, orzo. Fino ad oggi l'unica terapia funzionante per togliere tutta una serie di sintomi da malattia celiaca, come crampi muscolari, diarrea persistente, anche rallentamento nella crescita nel caso dei bambini e tutta altra serie di sintomi, anche compresa infertilità, deficit di ferro, oggi l'unica terapia funzionante è esclusione totale del glutine dall'alimentazione. Pensate che importantissime sono anche le tracce di glutine presenti nelle posate, nelle pentole, quindi celiaco ha bisogno di tutta la serie di precauzioni molto particolari. Ma si può vivere serenamente essendo celiaci, basta sostituire i grani contenenti glutine con pseudocereali naturalmente privi di glutine, come riso, amaranto, quinoa, mais, polenta, anche patate, castagne sono validissimi sostituti del grano classico. E quindi non c'è in realtà grossa problematica per la salute quando noi individuiamo il grano che non contiene il glutine. Piccola attenzione, prodotti per celiaci hanno pochissimo contenuto in fibra, quindi proviamo di selezionare riso integrale, cereali integrali e non trascurare consumo di verdura, ortaggi che contengono fibra. Quindi ricordiamo di non trascurare consumo di fibra nel caso della celiachia. E oggi saluto anche Gabriella, tanti auguri. Grazie alla dottoressa Anna Veciorek, grazie di nuovo a Francesca Scignano, Miss Adriatico 2022, grazie al nostro istruttore Marco Riti, grazie al tecnico Alberto Capo e grazie a tutti voi. Ci vediamo domani come sempre. Buongiorno Fitness.